iniziato da bambino con la tromba, il mio primo strumento è stato la tromba, e in banda, per cui appunto né dal violino né dal jazz. Il violino è arrivato qualche anno dopo, ho iniziato con la tromba a 8 anni e tra gli 11 e i 12 anni ho iniziato a studiare violino presso un'accademia in provincia di Milano. Non insegnavano tromba, per cui ho detto proviamo il violino e alla fine è diventato il mio primo strumento. Il fatto di essere circondato da strumenti è sicuramente un vantaggio per un approccio alla musica già in età infantile. Ho alcune foto di quando avevo 3-4 anni su una vecchia tastiera degli anni 70 che aveva mio papà in casa. E quindi la musica ha sempre fatto parte della mia vita, sia proprio a livello strumentale, diversi strumenti in casa, appunto come sassofono, chitarra, tromba, tastiera, sia dal punto di vista dell'ascolto, in quanto mio papà ascoltava molta musica, dalla musica classica alla musica cantautorale, alla musica jazz, per cui diciamo il mio background è iniziato proprio lì. Poi comunque anche strumenti non convenzionali, se possiamo dire così, non perlomeno per la nostra parte del mondo. Penso per esempio al didgeridoo, come ti sei avvicinato a questo strumento? Il didgeridoo è un discorso un po' particolare, avevo letto un libro interessante sull'Australia, mi è stato poi regalato in seguito un didgeridoo e avevo letto che per gli aborigeni è uno strumento sacro. E quindi loro, quando raggiungono l'età adulta, intorno ai 14 anni, vengono lasciati soli nell'outback australiano, nel loro deserto, prendono un ramo di eucalipto cavo causa termiti e finché non imparano a suonare il didgeridoo anche con la respirazione circolare non possono rientrare nella tribù. Per cui ho pensato, lo fanno gli aborigeni, provo a farlo anch'io. Mi sono messo 3 sere in cantina e alla fine ho imparato, diciamo, la tecnica anche della respirazione circolare. Qualche anno fa li suonavo un po' di più anche in esibizioni live, per esempio il mandolino, la viola, appunto il didgeridoo, li ho suonati comunque tutti e ultimamente mi sto concentrando di più sul violino, appunto in quanto ho registrato recentemente proprio il primo album a mio nome e quindi mi sta assorbendo, diciamo, in modo particolare in questo periodo. Adesso questo disco che è un po' racconta la mia storia almeno degli ultimi 6-7 anni, diciamo così, in quanto la prima composizione presente sul disco è stata scritta nel 2003, l'ultima nel 2009-2010, per cui c'è proprio anche per questo passaggi circolari, perché comunque si sentono vari stili, varie influenze, però diciamo tutto è frutto, diciamo, della mia passione per la musica, di quello che sento. Per cui voglio dire, è un'evoluzione e anche a me faceva piacere registrare, diciamo, un lavoro di questo tipo per racchiudere proprio, dare un significato musicale proprio a questi ultimi anni. Non solo tu, in passaggi circolari sono presenti anche numerosi e importanti ospiti. Sì, ci sono diversi ospiti e nonché amici musicisti. E appunto abbiamo Gio Damiani, abbiamo Ella De Bandini, Mario Arcari, Guido Bombardieri, Maurizio Giannone, Davide Deiana, Antonio Principe, Diego Maggi, Eros Cristiani e mio fratello Massimo Zeni, che è curato le elettroniche. Thank you.
violino è sempre stato relegato prettamente nella musica classica, proprio lo strumento principe della musica classica, e ha un passato glorioso sicuramente, anche un presente. Però siamo nel 2011, per cui giustamente anche il violino viene utilizzato in diversi generi. Nel jazz ha avuto un'espansione appunto anche questa negli ultimi anni, pur essendoci comunque dagli anni 20-30 con Grappelli e altri esponenti. Nella musica pop, folk, rock, mediterraneo, quello che appunto vogliamo, ha un'introduzione, diciamo nella world music in generale, ha un'introduzione più recente, quindi gli ultimi 15-20 anni, non di più. A me piace sperimentare comunque i vari generi con i vari gruppi con cui collaboro, utilizzando anche spesse volte effetti che riescono a modulare il suono del violino per avere un sound, diciamo, più personale, che possa, diciamo, caratterizzare genere per genere.